Siamo di nuovo qui per ribadire che i pazienti hanno bisogno di medici e fisioterapisti respiratori già formati sulla fibrosi cistica e subito. Cioè i pazienti non possono essere cavie della burocrazia, ma hanno bisogno appunto di persone competenti che siano in grado di assisterli. Quindi non possiamo aspettare che vengano formati altri medici, tanto più che sono già stati formati altre persone, quindi ci sarebbe anche uno spreco in termini economici. E allora, il centro è stato un centro di eccellenza, ha anche ricevuto una certificazione nonostante la precarietà dei medici, però di fatto c'è una struttura, ma appunto manca il personale o comunque è precario, quindi noi chiediamo una volta per tutte delle soluzioni definitive a questo problema, perché appunto è l'unico centro regionale, quindi deve essere dotato di un personale stabile e soprattutto esperto. Il centro è stato trasferito a Lamezia 4 anni fa, ma a distanza di 4 anni ancora il personale è precario. In questo momento ci sono solo 2 pneumologhe per 140 pazienti, oggi scade il loro contratto e c'è stato un avviso per un solo pneumologo. Però appunto non sappiamo poi chi arriverà, se sarà effettivamente formato sulla fibrosi cistica. Comunque sono insufficienti, secondo gli standard di cura europei dovrebbero esserci 2 fisioterapisti, 2 pneumologi e 2 pediatri, quindi chiediamo appunto l'eccellenza, appunto quell'eccellenza che era stata promessa e auspicata.